Salve a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo primo episodio del Caffè di Luminopoli. Prima di iniziare so di dovervi qualche spiegazione perché avevo detto nel video della nuova era che avrei trattato questo format in maniera diversa da come lo vedete adesso, però siccome ho montato il green screen e mi sono accorto delle potenzialità di questo strumento, ho deciso di fare qualcosa di diverso creando un po' di atmosfera con la musichetta, il baretto di sottofondo, insomma, qualcosa di carino, ecco. Ho pensato semplicemente che il format possa rendere meglio in questa forma piuttosto che in quella che avevo proposto nel video della nuova era, giusto per intenderci, per evitare fraintendimenti nei commenti. Detto ciò, vi ho già spiegato in che cosa consisterà il caffè di Luminopoli, di conseguenza direi di non perderci in ulteriori indugi e di iniziare subito con la tematica di quest'oggi. Tematica che poi è quella che vi mostro nel titolo. Avreste mai il coraggio di essere allenatori Pokémon? La domanda ovviamente è retorica, perché è chiaro che qualsiasi ragazzino, qualsiasi bambino che ha iniziato a giocare a Pokémon ha sempre sognato nella sua vita di fare l'allenatore. Eppure nel video di oggi volevo andarvi a spiegare perché secondo me noi in realtà non vorremmo e non sapremmo essere allenatori di Pokémon. Per convincervi della tesi che ho appena proposto, mi sono munito di un libro molto particolare che qualcuno di voi potrebbe già aver sentito, che è questo libro qua, libro di un estremista cattolico tale John Paul Jackson, intitolato Comprare e vendere le anime dei nostri bambini, un'occhiata ravvicinata a Pokémon, dove si parla di Pokémon come di un videogioco che incita a pratiche occulte sataniche e che svia i bambini dalla vera fede. Dico che forse ne avrete già sentito parlare perché, se non erro, qualcuno su YouTube Italia dovrebbe aver già fatto un video dedicato almeno in parte a questo libro. Però non ne sono sicuro, e nel caso non fosse vero, conoscerete il suo contenuto quest'oggi. Ora, l'impostazione del libro è chiaramente estremista e chiaramente non la condivido, anche perché non ho finito il libro, però tra tutte le cose che non ho condiviso e tra le boiate enormi che ci sono all'interno di questo libro, e non sto parlando di boiate religiose, sto parlando del fatto che c'è scritto qui dentro che Ash si evolve in Dodrio e vi giuro che non sto scherzando, compratevi il libro. A parte tutte queste cose, c'è una tematica che mi ha colpito, che mi ha fatto riflettere, che poi ha portato alla creazione effettiva di questo video. Tematica che troviamo a pagina 25. Sì, lo so, non è un meme, è pagina 25. Ciao, Luke. Vi traduco la frase alla bella e meglio dall'inglese perché sì, il libro in inglese. Testuali parole del libro. Se i mostri buoni utilizzano attacchi psichici occulti e sadici per sconfiggere i mostri cattivi, come si fa a separare il bene dal male? E questa frase mi ha colpito particolarmente all'interno di questo libro perché è vera. Se ci pensiamo, effettivamente, nei giochi Pokémon, quando noi giochiamo, diamo per scontato le fazioni e la contrapposizione di bene e male. I buoni siamo noi, i cattivi sono gli avversari, in particolare il team malvagio, ma magari anche il rivale, che sia simpatico, che sia cattivo, che sia Silver, insomma, chiunque ci ostacola la strada viene percepito come cattivo. Ma tutto sommato, noi cosa stiamo facendo effettivamente nel mondo Pokémon? Stiamo facendo sostanzialmente quello che Jackson ci scrive, quindi stiamo utilizzando dei poteri psichici, delle mosse sadiche occulte, utilizziamo lanciafiamme sui piccioni, insomma, non stiamo facendo propriamente qualcosa di bello, né tantomeno qualcosa di moralmente corretto. Ed è proprio qui che in realtà si snoda la questione. Jackson mette in evidenza all'interno del libro come Pokémon si è ispirato allo shintoismo, una credenza religiosa tipica del Giappone in cui degli spiriti chiamati Kami vengono evocati per sconfiggere degli spiriti maligni. E questi spiriti aiutano l'uomo nella battaglia contro il male utilizzando proprio questi poteri occulti e sadici che poi sono riportati all'interno di Pokémon. Ma come vi ho già spiegato, questa è una particolarissima dicotomia perché il concetto di bene e male all'interno del mondo Pokémon è abbastanza ambiguo. Per quanto probabilmente non fosse l'intento del signor Jackson, il libro in realtà mette in evidenza come Pokémon possieda una morale e una cultura che è radicalmente opposta rispetto a quella che noi come civiltà occidentale abbiamo all'interno della nostra società. Per intenderci, noi nella civiltà occidentale siamo impregnati, che lo si voglia o no, di morale cristiana. Ma prima di tutto, per capirci meglio, che cos'è la morale? La morale non è nient'altro che una serie di valori, di costumi, di tradizioni o di comportamenti che una determinata società ha e che sono considerati positivi dai membri della società stessa. Ora, la morale squisitamente cristiana, però, non concepisce la possibilità di fare del bene o di essere dalla parte del bene commettendo atti sadici, bruciando piccioni, bruciando dei pigi, per intenderci, proprio terra terra. Ho portato qui con me un altro particolarissimo libro, che è un libro di Platone, che non è cristiano perché è nato 4 secoli prima di Cristo, però
poi un filosofo ai quali i cristiani si sono ispirati molto per creare la loro teologia. E Platone, all'interno di questo dialogo, che è il Gorgia, che fra parentesi è uno dei pochissimi che ho letto, dice una cosa molto 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 interessante che adesso vado a riprendere direttamente dal testo. Testo che è in italiano e che quindi vi leggo letteralmente, dove si dice che la cosa più brutta sempre è tale in quanto provoca il più gran dolore o il più gran danno o l'uno e l'altro assieme. Insomma, una cosa che provoca danno agli altri è una cosa brutta, non è una cosa bella e non è una cosa soprattutto moralmente corretta. Non essendo una cosa moralmente corretta, non si può però neanche andare a dire che chi la commette sia dalla parte del giusto e che quindi ci sia una netta distinzione nel mondo Pokémon tra il bene e il male. Così come dunque abbiamo visto che nella nostra morale squisitamente cristiana non è concepito il danno verso l'altro come cosa positiva, così nel mondo Pokémon invece questo si sposa con i valori positivi degli allenatori, in particolare di quelli del nostro personaggio giocante. Tra l'altro, Madonna, che schifo. Ok. Perché va contro quella tipica morale della nostra. Quello che voglio lasciare intendere è che da un punto di vista squisitamente cattolico come quello di Jackson ha senso l'affermazione che Pokémon abbia una morale molto ambigua, perché difatti è così e di qui la domanda del video. Saremmo in grado noi di essere allenatori Pokémon? La risposta è no, perché qualora dovessimo essere catapultati all'interno del mondo Pokémon, ci troveremmo con un contrasto di morale allucinante perché quello che noi non faremo mai nel mondo reale, cioè bruciare un piccione in Piazza Duomo, non tenderemmo a farlo neanche nel mondo Pokémon, cioè utilizzare lanciafiamme su un Pidgey. E chiaramente senza una componente di combattimento non si potrebbe essere allenatori Pokémon. Ora la domanda però sorge effettivamente spontanea. Perché nel videogioco siamo propensi ad accettare passivamente quello che invece nella realtà non accetteremo mai perché va contro la nostra morale? Vi faccio un esempio molto più iperbolico per capirci. Prendiamo un gioco come Call of Duty. Perché all'interno di un gioco come Call of Duty prendiamo così tanto alla leggera il fatto di star sparando a degli avatar, quando invece probabilmente nella realtà non faremmo con la stessa leggerezza la stessa cosa, ossia sparare a degli uomini? La risposta sta in realtà nel fatto che il videogioco ci aliena dalla realtà. Perché è molto facile fare determinate cose al di là di uno schermo. È un po' come l'hating, se vogliamo fare un paragone abbastanza fuori luogo, ma che sia attinente a YouTube. È molto facile scrivere un commento di hating quando sei al di là di uno schermo. Più difficile farlo quando magari hai davanti a te lo youtuber, anzi, magari gli chiedi anche la foto. Dunque, il fatto che noi nel videogioco facciamo determinate cose che in una realtà non faremmo mai è sintomo dell'alienazione che ci procura il videogioco, che tutto sommato io credo personalmente sia un bene. Questa in realtà è un po' l'unica critica che mi viene da fare a Jackson. Perché da una parte ci sono certamente delle convinzioni, ma sono delle convinzioni estremiste e che non tengono in considerazione il fatto che la morale non è qualcosa che discende dal cielo, ma è semplicemente qualcosa che producono le società. Di conseguenza, il fattore di avere un videogioco che ti permette di andare oltre quella morale e di non commettere quelle stesse cose che commetti nel videogioco nella vita reale, perché siamo tutti d'accordo che bruciare un PG è molto meno grave che bruciare i piccioni in Piazza Duomo, per quanto sia, lo ammetto, gratificante bruciare i piccioni in Piazza Duomo, però lasciamo perdere questo fattore. Insomma, in conclusione, il videogioco non è un qualcosa che lede alla morale, ma secondo me è piuttosto qualcosa che permette di alienarsi dalla morale stessa e di vivere delle esperienze che nella realtà non vivremmo, proprio perché nella realtà non saremmo propensi a farla. Dunque vi ho dato le mie spiegazioni per le quali noi non saremmo in grado di essere allenatori Pokémon. Semplicemente catapultati nel mondo Pokémon ci troveremmo in contrasto con la morale di quel mondo. Fatemi sapere però voi nei commenti che cosa ne pensate e mi raccomando, votate nel sondaggio che vi metterò in alto a destra facendomi sapere se le mie parole hanno convinto o vi hanno cambiato l'opinione oppure se siete rimasti della vostra stessa opinione precedente. Vi invito ovviamente a lasciare anche un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti, a passare dai social chiaramente in descrizione e a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed di questo canale. Detto ciò, noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video!